complimenti per questa vittoria, benvenuti ai nostri microfoni. Grazie. Posso fare complimenti a Tiribocchi perché è sempre molto molto lucido nelle valutazioni, in quello che mi piace molto. Grazie. Ah, io posso anche andare via adesso, ho fatto tutto. Vado via anch'io, ciao. No, la prego, resti con noi. No, Federica, certo. Zille. Mister, resti perché adesso il Milan ha ritrovato continuità, seconda vittoria in fila che mancava dagli inizi di febbraio, quindi adesso insomma deve dare continuità anche alla sua panchina, dove vuole andare. Ah, sappiamo che abbiamo un obiettivo importante, sappiamo che le partite che ci aspettava oggi e quelle che ci aspetteranno nelle prossime gare sono molto difficili, quindi vincere le partite è molto importante in questo momento. Secondo me abbiamo sprecato troppo, tanto, potevamo chiudere la partita già nel primo tempo o addirittura rischiare meno nel secondo, però l'importante è che la squadra abbia messo in campo ancora una volta lo spirito e la qualità per cercare di stare dentro la partita per i 95 minuti. Diretta. Lascio la parola al Tir, adesso ci aspettiamo una super domanda. Sì, no, mister. Intanto complimenti, oggi era importante vincere, l'avete fatto, giornata fondamentale per voi. Ecco, quello che ho detto un po' prima, no? Per caratteristico è stato un po' provato Rebic più vicino alle AO per togliergli questo peso, si è crossato tanto da destra, abbiamo visto dei numeri, praticamente il doppio si è costruito a destra per arrivare lì e trovare già Rebic nell'area di rigore. Secondo me è stata anche una scelta dei nostri avversari, ci hanno chiuso un po' di più sulla sinistra dove sanno che spingiamo di più con Hernandez, ci hanno lasciato un po' più libero a destra, siamo stati bravi a sfruttare questi spazi. Poi che Rebic non sia un classico esterno da 4-2-3-1 ma sia più una seconda punta e che si accentra spesso, sia che giochi con Zlatan, con Leao o con Manzu, sono le sue caratteristiche, a noi piacciono molto le sue caratteristiche perché ci dà allo stesso tempo vicinanza dentro l'area di gol, ci dà profondità e poi c'ha questi colpi di grande qualità, perché oggi ha fatto veramente un gol dal punto di vista tecnico di una difficoltà enorme. E queste vittorie, soprattutto queste tipologie di vittorie, sono veramente importantissime, lo diceva anche Francesco Guidolin. Francesco. Ciao Stefano, complimenti. Ciao Francesco. Complimenti ancora. Adesso ti faccio una domanda, vediamo se dopo mi fai i complimenti come li hai fatti a Simone. Sì. A te non te li faccio i complimenti perché te l'ho fatti tante volte per l'allenatore che sei stato, quindi grazie, non Stefano. C'è bisogno. Volevo chiederti questo, da un punto di vista psicologico, tu pensi che se dovesse essere che non lotterete più per lo scudetto, se dovesse essere nelle prossime giornate, avrai lo stesso atteggiamento, lo stesso comportamento, la stessa applicazione, la stessa concentrazione dai tuoi giocatori per lottare per un obiettivo straordinariamente importante, ma non come quello super importante? Secondo me, Francesco, noi sono già 3 o 4 gare che non lottiamo più per lo scudetto, perché l'Inter ha vinto troppe partite, ci ha preso troppi punti per pensare che noi possiamo vincere lo scudetto, ma come hai sottolineato giustamente, noi abbiamo un obiettivo che per noi sarebbe eccezionale, riportare il Milan in Champions League. E proprio, non so se oggi o ieri è uscita una statistica che siamo la terza squadra più giovane d'Europa, c'è una statistica di 4 squadre, noi siamo la terza più giovane d'Europa, non c'è nessuna squadra giovane come noi che è sopra il 10° posto, noi addirittura siamo comunque ai vertici di un campionato difficile, quindi quello che stiamo facendo credo che sia quello che stanno facendo soprattutto i ragazzi e il club, ecco, quello che ha fatto per metterci a lavorare così bene è qualcosa di incredibile, però dobbiamo stringere ancora i denti e portare a casa il risultato finale. Sappiamo che dobbiamo superare avversari come Atalanta, come Juventus, come Napoli, come la Lazio che è rientrata in corsa, quindi ci sono tante partite, questa era importante, difficile, ma sono tutte difficili, sarà molto difficile quella di mercoledì col Sassuolo, anzi adesso se mi fate andare a casa vado a preparare la partita. Va bene, la lasciamo andare e le auguriamo davvero in bocca al lupo per il raggiungimento di tutti i vostri obiettivi, perché sarebbero veramente meritati dopo una stagione come la vostra. Grazie, grazie. Pioli, buon lavoro. Ciao, Stefano.